L'incontro con la salamandra pezzata, un po' perché vive di notte, un po' perché va sparendo dai monti di Irpinia, non capita tutti i giorni. Ci imbattiamo nei suoi colori inconfondibili mentre ci avviamo verso le sorgenti dei monti Picentini. In vetta le acque captate non rilasciano più nulla al fiume. Lei si trova a valle, dove qualche torrente laterale rilascia rigagnoli d'acqua. Si è fatta vedere e non è un caso, ha forse fiutato la nostra presenza e voluto lasciare un messaggio. Sono un anfibio, ho bisogno di acqua e terra per esistere. La sua presenza testimonia un habitat naturale incontaminato, deposita le larve nei torrenti e nei ruscelli per poi lasciare il fiume e vivere nel bosco. Specie protetta dalla Convenzione di Berna, necessita di acque ossigenate per poter vivere. In esclusiva per Prima TV Telenostra, eccola in tutto il suo splendore, nonostante poco più avanti di acqua non ve ne sia più a causa del cambiamento climatico, delle reti colabrodo, della scarsa attenzione degli enti preposti alla tutela della natura. Adesso, diciamo, con l'arrivo dell'inverno andrà in letargo e quindi sotto pietre, sotto negli alberi cavi passerà l'inverno per poi ridiscendere per depositare le uova in primavera e quindi riprenderà tutto il ciclo vitale. Le larve faranno tutta la trasformazione fino a diventare adulte nell'acqua e poi usciranno dall'acqua poi quando avranno raggiunta la fase della maturità, diciamo. Non avere acqua o avere acque compromesse, non è questo il caso, significa però alterare l'ecosistema. Quindi l'attenzione a questi luoghi che d'estate vengono continuamente frequentati deve essere massima e bisogna avere cura di questi luoghi soprattutto. È importantissimo.